In questo 1000 km con parliamo di moto piccole. Un segmento, quello delle moto compatte dedicate alla città o di piccola cilindrata se vogliamo, anche se stiamo parlando ormai già di 350 centimetri cubi, che sta veramente vivendo un momento di grande fermento, un segmento in cui c'è una lotta senza quartiere tra marche di tutto il mondo per conquistare i mercati di tutto il mondo, perché queste sono delle vere e proprie world bike. Tanto per dirvene una, in Italia la prima moto di questo segmento ad essere la più venduta è 14esima in classifica con 744 unità vendute ed è la concorrente naturale della Vosges Trofeo 350 AC che andrò a provare in questo 1000 km com. Una moto che mi riporta un po' alla mia gioventù, quando la 350, la 3,5 era il mercato d'arrivo, la moto d'arrivo quando si compivano i 18 anni, il primo step dopo i 125. Uno step che ancora consiglio di fare perché queste, quelle che io chiamo le patenti a due naturali, non depotenziate, sono secondo me il modo giusto per crescere in continuità, passando da 125 a moto come queste, a moto poi magari un pochino più grandi e anche un pochino più potenti, perché sono moto leggere, sono moto che si guidano senza stress, si guidano bene in città da dove stiamo partendo per questo 1000 km con, e soprattutto costano poco e consumano anche meno. Quindi Vosges 350 Trofeo AC, noi siamo pronti per partire, azzeriamo il contachilometri e partiamo per questo nuovo 1000 km con. Un 1000 km con dove non farò solo città, perché la voglio mettere un pochino sotto stress. Pronti via, partiamo! Come al solito, prima di partire, un rapido riepilogo sulla moto che stiamo andando a provare. Il nome corretto, come da sito ufficiale, è Vosges, si pronuncia così anche se tutti dicono Vosges, Trofeo 350 AC, dove AC sta per Advanced Classic, ovvero la visione del marchio di lusso della Longines di una moto classica dei giorni nostri. In questo momento la Trofeo 350 AC è l'unica moto della gamma piccola di Vosges a montare un motore bicilindrico in linea da 321 cm3. La potenza è di 40,8 cavalli a 10.500 giri, che devono spingere un peso dichiarato di 156 kg a secco. La nostra bilancia ha rilevato 173 kg con il pieno di benzina. Pieno che vi costerà poco, visto che il serbatoio è di soli 12,5 litri. Ma visto che la Trofeo è praticamente a stemia, prima di rivedere il distributore passerà un bel po'. Forcella a steli rovesciati da 35 mm non regolabile, monoammortizzatore regolabile nel precarico, dischi da 300 e 220 mm completano il quadro ciclistico di una moto che ha la sella piazzata a soli 785 mm da terra. Primo quarto di prova, più o meno 250 km qui fuori Milano, diciamo che il primo pezzo di prova è stato fatto più o meno in città, destinazione d'uso che penso sia la principale per la Vosges 350. Ho usato i primi chilometri per prendere confidenza con lei e anche per capire come lavorano questi marchi, no? Perché tutto parte un po' dall'aspettativa che hai da questo tipo di moto. Devo dire che la qualità percepita, quantomeno quello che hai sotto gli occhi, non è fatto male. Manubrio bicconico, addirittura regolabile con le tacche per potersi fare dei riferimenti. Per esempio, faccio una citazione, la Hornet non ha un manubrio bicconico. Strumentazione un po' giocosa, un po' effetto Game Boy, però leggibile, tranne che nella parte bassa, che quando ci sono le giornate come oggi con tanto sole si vede poco. L'ergonomia piccolina, fatta per diciamo perfetta per persone non tantissimo alte di statura. La sella è 785 e oltretutto cede anche un po' quando ti siedi. Questo fa sì che tu possa appoggiare perfettamente entrambi i piedi a terra, anche perché la moto è molto molto snella. Tutto funziona bene, la triangolazione è perfettamente centrata secondo me, anche per una persona della mia statura. Da segnalare le leve non regolabili, quella della frizione, ok, non ce l'ha quasi nessuno, però su moto così che vanno in mano un po' a tutti, a gente anche di diverse capacità di guida, secondo me la leva del freno regolabile è un must che non può mai mancare. Dicevo che l'ergonomia mi piace, segnalo solo che questa protuberanza del serbatoio, per chi magari avrà la gamba un po' più lunga della mia, potrebbe essere un po' fastidiosa, perché come vedete io sono abbastanza al limite e se uno ha le gambe un pochino più lunghe potrebbe andare a toccare in questa zona. Detto questo, la moto credo che sia fatta appunto per persone non così grandi, che la sceglieranno sicuramente perché è leggera, perché è facilissima e perché è comunque compatta nell'utilizzo.
primo appunto sulla dinamica di guida e freni, devo dire che mi è piaciuta, anche perché dentro c'è un impianto qualitativo Nissin, non è firmato ma è Nissin, quindi comando anteriore e comando posteriore estremamente ben calibrati, anche se la leva, come detto, non è regolabile, e ABS di buon livello, ottimo livello, perché l'anteriore non entra mai a sproposito e anche il posteriore devi proprio far entrare in modo convinto, il che vuol dire che la taratura è azzeccata. Non per niente qui dentro c'è elettronica Bosch. Questo più o meno primo quarto di prova è quello che mi sono appuntato, proseguiamo il giro e vediamo di approfondire con la Vosges AC350. Più o meno metà percorso, metà di vita insieme alla Vosges AC350 Trofeo. Beh, che dire, torno un attimo sull'ergonomia, perché ovviamente usando la moto per più tempo poi vengono fuori anche altre cose. Confermo che la triangolazione mi piace molto, il manubrio, come ho detto, è regolabile e ci sono anche dei tacchi di riferimento, ma come è stato settato a me piace molto. Sella strettina, ma comunque ben imbottita, ho fatto un po' di ore in sella, ma non devo dire nessun tipo di affaticamento, quindi da questo punto di vista promosso. Chiaro che quando comincio a guidare, adesso sono venuto su a fare un po' di passi di montagna, quindi non solo città, sono stato anche un po' cattivo, perché pendenza al 18% con una 350 bicilindrica bisogna essere un po' cattivi, però devo dire se la cava molto molto bene. Ovviamente quando comincio a guidare con i piedi sulle punte, lo spazio per il piede non è tantissimo, si incappa nella pedana del passeggero, però è chiaro, la moto è molto compatta, per cui di questa cosa bisogna farsene un pochino una ragione. Passo al comparto sospensioni, che devo dire mi è piaciuto, brava Vosges perché ha lavorato bene, e qui devo dire secondo me si vede un po' lo zampino anche degli uomini di Padana Sviluppo, che sappiamo contribuiscono, non sono solo degli importatori, sono anche dei tecnici che contribuiscono allo sviluppo dei prodotti che importano, e dietro c'è della gente in gamba, perché li conosco, anche gli ingegneri, e devo dire che a sviluppare le ciclistiche sono davvero capaci. Sono sospensioni semplici, non sono regolabili, la forcella no, il monoammortizzatore solo nel precarico, non ha leveraggio progressivo, ma il settaggio, se scelto, non è assolutamente male. Quando parti con queste tipologie di moto un po' economiche, ti aspetti sempre sospensioni flaccide con un'idraulica un po' poco consistente. Qui non è così, la prima parte di movimento di entrambe le sospensioni, forcella e mono, è valida, quindi c'è un assorbimento delle buche, nonostante la moto sia leggera, davvero valido. Però quando cominci a spingere un po', insisti sul freno, quindi vai a caricare la forcella, la seconda parte della corsa invece è bella progressiva, quindi devo dire sospensioni economiche, ma che funzionano molto 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 bene. Che dire, su queste strade molto strette di montagna, qui siamo vicino ai laghi di Como, tra Como e Bergamo diciamo, l'agilità della moto è incredibile, in città è un furetto, passa come uno scooter in mezzo al traffico, sulle strade di montagna è l'agilità la sua dote maggiore, è veramente una moto anti-stress. Io apprezzo le moto di piccola cilindrata perché veramente sono proprio anti-stress, le sposti senza nessun impegno, quando devi fare manovra non devi andare a essere andato in palestra il giorno prima, sono leggerissime da guidare, facilissime, quindi davvero per chi vuole fare una crescita tra la 125 e una patente a due, una moto così è sicuramente una moto indicatissima. Piccola considerazione sulle gomme, non sono gomme premium, non sono male, il posteriore non male, ma forse una ciclistica che funziona così bene meriterebbe delle gomme migliori. L'anteriore in particolare è molto a pera, quindi è super agile, ma tende sempre un po' a farti perdere un po' di feedback quando arrivi un po' in curva, quindi magari una volta acquistata la moto, un domani, finito il primo treno, salite di livello, come dico sempre, gomme premium, perché vi aiutano tutto e migliorano tanto le ciclistiche delle moto. Ecco, più o meno tutto quello che mi sono segnato in questo tratto di strada, che è stata più extraurbana di montagna che altro, quindi diciamo l'ho messa sotto stress la moto, ma volevo fare così perché comunque con le moto di piccola cilindrata si può fare davvero di tutto. Adesso vado avanti nel mio giro e ci vediamo tra un po', circa 200-250 km.
Bene, tre quarti più o meno di convivenza con la Vosges 350 AC Trofeo. Ma cosa dire, in questo stint, come dicono quelli bravi che fanno l'endurance, ho preso un po' di tutto, la pioggia, tuoni, fulmini, strade bagnate, insomma, non mi sono fatto mancare niente come succede in questo periodo. Faccio un piccolo assunto di quello che mi sono segnato in questo tratto di prova, dove ho fatto tornanti, salite, discese, insomma, una bella smanettata. Inizio con il motore, che è una parte che avevo trascurato, non perché fosse meno importante, ma perché all'inizio la Vosges mi aveva quasi più colpito per la ciclistica. Motore, sa un po' di Yamaha, non a caso la cilindrata è la stessa della serie R3 MT03, 321 cm3, 40,8 cavalli. Devo dire, motore buono per la categoria in cui si inserisce, ovviamente. Ha una bella coppia ai bassi, è un bel frullino questo motore che tira fino ai 12.000 giri, quindi si prende tutta la scala del contagiri. Però, come dicevo, si può usare anche sotto coppia tranquillamente, per modo di dire, perché non ha problemi di tiro, anzi è molto elastico. Riesce ad andare in sesta veramente a 2000 giri senza nessun problema. È curioso il fatto che ha 3500 giri di zona rossa, quindi a 8500 giri, che corrispondono a poco più di 130 all'ora, 132, 133, si accende il LED rosso, ma non preoccupatevi, perché da lì in poi avete ancora un sacco di giri e ve li prende tutti, perché il limitatore arriva proprio all'ultimo triangolino a 12.000 giri di regime. Quindi motore che è buono, cambio molto valido, frizione morbidissima, cambio molto morbido, devo dire. Lo uso, non ha quick shifter naturalmente, ma lo usi senza frizione, e quindi veramente da questo punto di vista molto 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 bene. Piccolo accenno alla trasmissione del calore, che qui secondo me è totalmente assente. Non ho trovato giornate caldissime, però devo dire, motori piccoli non scaldano molto, e quindi da questo punto di vista si è in una botte di ferro. Da segnalare un giro dei fumi particolare, lo scarico è alto, lo sapete, e questa cosa mi ha un po' riportato un po' ai vecchi tempi, alle prime Speed Triple, Street Triple, quelle con lo scarico alto, la Tornado Benelli TNT, che rimandavano i fumi di scarico sulla giacca, e qui si sente un po' di profumo di Euro 5, diciamo, sullo zaino, sulla giacca quando andate in giro. Questa cosa è un po' particolare, perché era da un po' di tempo che non la sentivo più. A livello di motore, faccio un ultimo accenno, quindi mi riaggancio a quello che dicevo prima, molto valida l'erogazione, c'è un po' di on-off. Soprattutto c'è un po' tanto freno motore allo zero, e quando si va a riagganciare il gas ci sono ogni tanto un pochino di saltino, c'è, però è un gas a cavo, e con i motori magri come ci sono adesso non ci si può aspettare più di tanto. Per finire, devo dire, buon lavoro a livello di illuminazione notturna. Il faro LED fa veramente una bella luce, considerato appunto che siamo su una moto di questa categoria di prezzo e di cilindrata, quindi da questo punto di vista qua promossa. Più o meno questo è quello che mi sono segnato. Manca ancora un po', ci vediamo alla fine per le conclusioni. Bene, test terminato, una simpatica convivenza con la Vosges Trofeo 350C, vi ricordo che si chiama così, l'avrò chiamata in mille modi diversi, ma la definizione giusta è Vosges Trofeo 350AC. Cosa dire, faccio un po' un riassunto di quello che un po' ho già detto negli altri interventi. Ritorno su posizione di guida, che devo dire è centrata per chi è della mia statura, forse anche qualcosina in più. Attenzione solo al contatto delle gambe, delle ginocchia con alcune parti del serbatoio se siete particolarmente alti. Tutto quello che c'è sotto gli occhi, devo dire, è di buona fattura. Quindi c'è un'attenzione al dettaglio da parte di questi costruttori che non era così usuale, e sinceramente se si cambia il marchio e si mette su qualcosa di più blasonato, nessuno ha nulla da ridire. Cose che mi sono piaciute in particolare, cito la ciclistica, perché tra il comparto sospensioni, che funziona
bene e ben bilanciato e i freni, soprattutto il posteriore super centrato, devo dire che Vosges ha centrato il progetto perfettamente. È una moto con cui puoi anche divertirti alzando un po' il ritmo, soprattutto rispetto ad alcuni concorrenti di questo segmento, perché qui di motore un pochino ce n'è e quindi ci si riesce a divertire. Freno posteriore perfettamente calibrato, ho provato moto ben più blasonate con freni posteriori molto peggiori di questo. Freno anteriore che funziona molto bene, ovviamente nelle giornate di test in montagna mi sono fatto un po' prendere la mano in discesa, perché la ciclistica alla fine ti viene dietro e lì vorresti magari un anteriore che morde un pochino di più, ma siamo veramente oltre, diciamo, il limite. Torno a parlare di comfort generale, ovviamente protezione dall'aria non ce n'è, ma le velocità non sono nemmeno così elevate, anche se devo dire che i 130 km all'ora di media viaggiando si tengono senza problemi. Come ho detto anche nell'altro intervento, il contagiri sta appena sotto la zona rossa a quella velocità, quindi però è una velocità che riuscite a tenere veramente a lungo, e in un piccolo a lungo ho visto quasi 180 all'ora, quindi voglio dire, prestazioni secondo me sono adeguate. Comfort generale, dicevo, buona la posizione di guida, vibrazioni di cui non ho ancora parlato, un po' sul manubrio, soprattutto sulle pedane si sentono alta frequenza sopra gli 8000 giri. È un motore che frulla perché arriva a 12000 giri, ma che si può usare anche sotto coppia tranquillamente, perché comunque l'erogazione è centrata. Ricordo che il prezzo della Vosges 350 Trofeo AC è di 4590 euro, per cui stiamo parlando di una moto economica tra virgolette. Però i contenuti secondo me ci sono. Ho fatto anche un post sui social dicendo: può una moto di piccola cilindrata fare venire comunque il sorriso? Secondo me sì, soprattutto perché non è questione di cilindrata o di chi la fa o di che cosa c'è su, se è una forcella tradizionale, rovesciata, quello che è. L'importante è che l'insieme funzioni bene, e devo dire che su questa 350 di Vosges tutto funziona molto bene. Quindi io questo è tutto quello che mi sono segnato per il 1000 km con la 350 Trofeo AC. Ovviamente se avete bisogno di qualche cosa qua sotto nei commenti io sono sempre a disposizione. Abbiamo fatto anche altre prove di moto di questa cilindrata, alcune le ha fatte anche Federico. È un segmento molto interessante in cui vogliono entrare tutti, perché entrerà presto Triumph, entrerà presto Aprilia, e quindi questo si animerà. Quindi popolo delle patenti 2, unitevi, perché adesso avete delle belle motorette da utilizzare, moto leggere, moto facili, perché poi tutto cresce, l'elettronica, il peso, il prezzo. Non sempre è necessario avere tutto questo, a volte basta una moto come questa per potersi divertire tranquillamente. Io mi sono divertito, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché è molto importante per noi, vogliamo arrivare ai 100.000 molto in fretta. Noi ci vediamo al prossimo video e al prossimo 1000 km con. Ultima cosa che mi ero dimenticato, consumo alla fine del test. 3,6 litri per 100 km, meno di uno scooter.